troviamo al Malizia a Palermo e per la prima volta io dico non mi emoziono né coi presidenti di provincia, regione, presidente del consiglio, però tu mi emozioni perché sei una cosa stupenda. Ciao Roberta. Ciao carissimi. Allora, Roberta Gemma Missori, Missoni. Roberta Gemma? Basta, Roberta Gemma. Senti, non esiste più Missoni, no? Assolutamente no. Quindi Roberta Gemma, perdonami, io mi vedevo tutti i tuoi film quando ero ragazzo e mi ricordavo Roberta Missoni. È un errore. All'epoca era Roberta Missoni, poi ho avuto un problema con loro e quindi abbiamo tolto il cognome. Ad oggi è Roberta Gemma. Gemma viene dalla definizione perché io partecipo alle fiere mondiali di Berlino, che è la prima fiera del Venus importante dell'Eros, e da lì è arrivato il mio terzo award come la gemma italiana, questa pietra. Ah, quindi preziosa. Missoni era la produzione, poi io no, no, Missoni era nato perché io all'inizio, quando ho iniziato a fare gli spettacoli, così lavorando, giocando tra virgolette per Roma, mi ero data il nome come Roberta Missoni. Poi però ho iniziato a fare i film, quindi a diventare, grazie a tutti i miei fans che mi seguono, così come dicono anche loro, molto importante, e quindi di conseguenza è arrivato alle orecchie di Missoni S.P. Abbigliamento tramite un giornale, perché mi avevano appunto... Capito cosa c'è dietro a Missoni? Ma adesso lei è Gemma, quindi adesso ce ne freghiamo, anzi scusa, come si dice zia, ce ne fottiamo altamente. Adesso è Roberta Gemma, mitica, pornostar, non sono abituato a dire pornostar perché sono un ragazzo serio, vivo la vita tranquilla, quindi oggi ancora di più mi emoziona e con lei subito voglio fare una domanda. Tu ormai è tanti anni che ti occupi di sesso, no? Sì. Ma quando penserai di prendere la figa e appenderla al muro? Finché i miei fans mi premiano, non l'attacca al muro. E allora non l'attaccherai mai al muro, no. Giusto? Senti, ma tu di politica ti intendi? No. No. Ti è mai capitato qualcuno di questi signori che io intervisto sempre in Sicilia, ma anche a Roma, siamo venuti molte volte al Parlamento romano, che te li ritrovi a corteggiarti? No, assolutamente no. Tu con i politici? Zero. Anche perché non ci danno assolutamente niente. Mentre il lavoro serio dei tuoi film, sì, e delle tue così apparizioni nei locali come quello di Palermo a Malizia portano sicuramente successo di pubblico, ma anche tanti soldoni. Quelli vengono di conseguenza, se le cose vengono fatte con classe e con meritocrazia, quelli arrivano. Sai quanta gente ti sta vedendo in questo momento? Noi dobbiamo ricordare una cosa a tutti quelli che si stanno guardando in questo momento, che tu sei appena arrivata a Palermo. Sì, dopo 7 anni sono ritornata qui al Malizia e questa cosa mi fa piacere, quindi speriamo bene. E noi siamo ancora così pronti per invitarli a farli venire, perché stasera, la serata sarà abbastanza lunga, penso sì, fino a domani mattina. Vi aspettiamo. Roberta Gemma è qui. Quindi, anziché stare lì a guardare la bella portanza qua della signora, sbucate al Malizia e la venite a vedere dal vivo, che vi giuro è tutta un'altra roba. Cioè, nei film, Roberta, ma dal vivo è... Cioè, guardate che c'è qua. Qua c'è una portaria di quella serie di sesso. Come ti si sente essere così bella, roba? Bene, dai. Cioè, ma tu non rimproveri tuo padre di qualcosa? C'è qualche difettuccio che ti sei trovato, sai, perché voi quando siete troppo bella alla fine vi trovate sempre quei difetti che noi non vedremo mai. No, non è un difetto, è una cosa un pochino più alta, solo quello, basta. Un poco più alta, allora io mi posso andare a sparare direttamente. È vero che non faccio il pornostar, però nella vita non si sa mai con la crisi economica. Però come si dice dalle mie parti, quindi a Roma nella botte piccola c'è il vino buono, quindi mi accontento anche di questa altezza. Io ti giuro, siamo uguali in questo senso. Crisi economica, il sesso soffre crisi secondo te di tipo economico? Cioè, poi non parlo dei film, ma c'è crisi in generale? Beh sì, la crisi purtroppo c'è nel mondo dell'hard, sì, c'è. Io parlo per me, quindi per il momento io non vedo crisi. Sto facendo anche un club Gemma, che è il mio club a Roma, Gemma. È a Roma, perché io sono di Roma, però ho due ragazze, che una è una brasiliana e l'altra è un ungherese. Quindi la crisi io non è che la vedo, anche con i locali stessi, io quando io arrivo la gente c'è, quindi
con me non la vedo. Crisi si combatte con Roberta Gemma. Possiamo dire che la crisi va combattuta con Roberta in genere o con Lardo? Io sì, tiro al mio, quindi, quindi combattiamola con Roberta Gemma. Sì. Noi stiamo parlando di crisi economica, ma invece chi è la tua concorrente in questo mestiere? Non ho concorrenti, cioè le concorrenti ce ne stanno... Scusa, guarda, sì. C'è quel signore che si sta guardando in televisione, mi ha detto lo sposto il microfono più in qua che non vedo com'è combinato. Non vede le dette, allora lo sposto un po' più indietro. Sì, ma se viene nel locale le vedrà del tipo. Ecco, Roberto ha detto bene. Allora venite al Marizia e venite a vederle un po' più, perché tra l'altro sono più hard di quanto si possa pensare. Allora Roberto. Di colleghe ce ne sono tantissime, io non sono invidiosa di nessuno, anzi, quindi io ho sempre ripetuto e detto e spero che questa cosa la prendano anche di coscienza, nel senso che dico sempre di fare le cose sempre con eleganza, mai con volgarità, mai scendere a compromessi, quindi no. Scusa, dai, come non si ho fa, nessuno. Come si fa a parlare di volgarità nel sesso, cioè nell'arte, cioè tu fai un film, come faccio a capire se il tuo film non è volgare, è degno di classe? Beh, cioè. il film quello è hard, quindi comunque lo fai hard. Io parlavo di locali dal vivo, forse. Sì, anche nel locale stesso, quando uno si presenta comunque deve avere anche un suo fascino, anche quando va in giro normale, quindi è inutile andare con queste minicone giro patata, con queste scollature, comunque poi lo sai che gli uomini purtroppo, bisogna dirli, sono come vedo una bella donna, il fischietto parte sempre, io quindi l'eleganza, il portamento, a volte, guarda, io ti faccio questo paragone, come ti dicevo prima, partecipo alle fiere all'estero, quindi Berlino, Las Vegas, e io quando arrivo lì ogni volta sembra che sto facendo una sfilata, perché ci sono tutte le pornostar europee e mondiali che sono vestite come se andassero in un matrimonio. Sono tutte vestite belle, eleganti. Purtroppo mi è capitato invece vederle qui in Italia, quando sono entrata in una fiera italiana, perché ci sono capitata, perché all'inizio io ero capitata in una, e cioè il mercatino delle pulci, purtroppo bisogna dirlo, cioè, quella è la volgarità, cioè ti devi anche presentare. Quelle donne che dicono che per esempio questo abitello tuo così scollato è volgare, che cosa rispondiamo a queste signore che poi manco fanno sesso? No, vabbè, non è un fatto di volgarità, è un fatto sempre come porti l'abito, quindi come si dice, l'abito fa il monaco, quindi una ragazza può anche portare una scollatura. Aspetta, ma devi anche contenerti. Fammi capire, ma tu quando vai a fare la spesa al supermercato così, ci vai così? No, credo, così no, vabbè, ma ci sono anche luoghi. I luoghi appunto... Ci vai a fare la spesa al supermercato proprio così? No, cioè io sì, però non così. Non vai così, ma ci vai? Tu sei una che fa la spesa però da sola oppure hai la badante, c'è qualcuno? No, ma da sola, con gli occhiali, il cappello, la tuta. E non ti fai riconoscere? No, cerchi? Beh, ecco, anche questo vuol dire tanto. A me sì, dove io abito sanno chi sono, ma devi essere... Cioè sono molto riservati, perché? Perché vedono me molto riservata, cioè buongiorno e buonasera, ognuno poi al posto suo. Anche quello vuol dire sapersi comportare, quindi uno è giusto che, cioè, dobbiamo vivere anche noi. Ma a proposito di vivere, siccome sai bene che in questi mesi Monti ha colpito tutta l'Italia, insomma tasse per Mario, tutti. Mario Monti, hai ragione, ci hanno fatto la pelle. Io volevo chiederti, ma voi come vi difendete col fisco? Cioè col sesso si paga meno, avete l'IVA al 4%? Io pago le tasse, come le pago? Dico, ma l'IVA al 4, al 10, come l'avete voi? Cioè, perché voi è artigianato pure il vostro, no? Come lo possiamo... Che settore lo definiamo l'hard? Artigianato, perché si lavora a mano, no? Certo. Cioè, non c'è... Quindi è il 21% come tutti. Quindi 21%. Certo. E non si può fare una cosa, perché noi editori stiamo cercando di capire come far pagare meno tasse. Come si fa? Tu hai un trucco, per esempio, si può andare all'estero e creare una società fuori? Tanto poi ti beccano. Ti beccano lo stesso, ormai non si può scappare. È meglio rimanere più nel paese nostro, almeno gli facciamo girare questi soldi. Con quale uomo tu hai fatto hard un film e dopo aver finito di fare il film hai sentito l'esigenza di fare sesso con lui perché ti piaceva?
Allora, considera che io ho iniziato a fare questi film. Cioè, se film... ti è capitato? Però... Sì, sì, no, come no, voglia. Mi è successo appunto che io ho iniziato a fare film con la persona con cui sto. E quindi le scene sono state fatte con questa persona. Però e quindi di conseguenza... la scena un po', insomma, non è che uno arriva sì, là, no, beh, è tutto bello e facile. Sì, sì, no, beh, mi sono trovata abbastanza a mio agio, anche perché chi mi stava davanti mi metteva molto a mio agio, quindi c'era, non c'era nessuno sul set. E poi avete continuato dopo perché avete ripreso... Abbiamo fatto la scena, poi quando siamo andati in albergo abbiamo ricominciato. Avete ricominciato senza telecamera e viene pure meglio, vero? Anche. Senti, qual è la differenza tra una pornostar e una puttana? Proprio questo. Se c'è una differenza. A parte lo sappiamo, la professionalità. Lo so, perché... Io ne so, professionale, no. Cioè non so, non c'è qualche cosa... Anche lei. Per esempio la puttana può essere una pornostar. La puttana può essere una puttana. Dai, non lo so, che domanda, non mi no, piace. No, è domanda, lo sai qual è? Che la puttana, dico, poveraccia, fa quel lavoro perché si prostituisce. È un'artista. Tu sei un'attrice. Io sono capito? Artista, attrice, o no? Artista, attrice, ti sto difendendo davanti a tutti. Guarda, sì, dai! Sono tutti impazziti, stanno per... Si sono messi in macchina, alcuni stanno guardando al cellulare perché non andiamo anche in streaming. Si stanno guardando, ti stanno raggiungendo qui al Malizia. Bello. Chiudiamo questo servizio facendo il solito appello sociale, facciamo sesso usando il preservativo, altrimenti... Sempre. Usando... Siamo anche noi sui set. Quindi. Dico, facciamo questa chiusura così, la vuoi fare da sola oppure ci lasci tutti felici e contenti e fai vedere le tette dal nudo? No, vi dico soltanto che per qualsiasi informazione andate su robertagemma.it, sulla sezione eventi trovate tutto quello che vuoi, quello che volete, c'è l'area privata e lì c'è molto da guardare e sì, fare sesso sempre con il preservativo, protetti. E... nel frattempo così, pensiamo, dimmelo sì, perché dobbiamo entrare nel locale così certo. Loro vedono quanto sei alto, non sei bassa, sei altissima e quindi buona serata, buon divertimento e malizia sempre malizia in tutti i sensi, in cioè, tutti i sensi sei meravigliosa, ti do un bacio. Beh, grazie, vai a lavorare che ti stanno guardando, ti stanno aspettando. Ci vediamo qui al Malizia adesso, 091 dillo dai 091 è il canale dove ci dovete guardare. Ciao.